Siamo con Elia Cirillo, che è un po' l'eroe della giornata di questa partita, classe 2003. Chiediamo ad Elia se è stata più difficile, innanzitutto la parata sul colpo di testa di Mapelli o quella su Di Sabato quando è entrata in area, insomma, qual è stata la più difficile? Ma penso quella su Mapelli, anche per il momento, dai. E purtroppo ci ha lasciato il naso sull'altra, però a livello di parata, diciamo la seconda, quella su Mapelli. Abbiamo visto le prime 15 partite del Varese, naturalmente, anche altre del girone. E oggi abbiamo visto la più bella parata finora che abbiamo visto in campionato. Te Grazie. lo dobbiamo dire, quella su Mapelli è stata Grazie. veramente. Raccontaci quella parata. È stata abbastanza veloce, dai, ha colpito di testa bene, non era angolatissima, ma un bel colpo di renile. Anche col mister in settimana mi incita sempre a, quando faccio questo tipo di parate qua, a volare, no? Perché io di solito sto sempre in piedi e oggi l'ho fatta e è venuta bene. Così è golato, veramente. Il Varese mi ha messo in difficoltà dal punto di vista delle occasioni da gol create, voi siete stati bravi a soffrire. Sì, oggi siamo stati magari meno solidi delle altre partite, perché era 5-6 partite che eravamo veramente solidi, arrivavano 2-3 tiri al massimo. Oggi siamo arrivati un po' di più, ma anche ci siamo difesi bene, anche con i difensori mi hanno aiutato quando magari ho respinto lì, quindi ci siamo cavati Avete affrontato il Novara, Saremese, adesso il Varese. Come le hai viste queste che sono lì, ma che voi siete, non siete lontani, insomma, bene. dalle Ah, primissime. ma questo Varese l'ho visto bene, molto pericoloso, soprattutto dal centrocampista di Sabato, che inventava gioco verso i suoi attaccanti, li smarcava sempre, li trovava sempre liberi, ci hanno messo molto in difficoltà con queste imbucate. Però dai, è un campionato apertissimo, anche oggi i risultati un po' strani, vediamo come andrà. Grazie, complimenti. Grazie a voi.